siamo in casa sulla tavola del team Red Racing, che ha due equipaggi. Nell'equipaggio numero uno, che chiaramente punta alla vittoria, troviamo uno dei vincitori della edizione di questo primavera 24 ore, Stefan Panepinto, che una volta era Panepinto, ma che papà è siciliano. Sono orgoglioso. Bene, infatti, forse per questo sei questo vincitore in tutto l'italiano, perché in primavera è corso con Bogavi insieme a Leroy, Fabio. Lo conosciamo tutti. Spiegami come sta andando questa vostra 24 ore. È stata molto difficile perché abbiamo avuto un po' di problema con i carri, perché sono tutti così. Sono le gare che sono fatte così, però abbiamo provato di fare le cose al meglio. Abbiamo fatto anche due sbagliate col tempo di guida, e quindi abbiamo preso penalità due volte, quindi abbiamo perso quasi tre giri, e questo rende la gara un po' più difficile. Però siamo sempre caricati, perché c'è Fabio, poi vedremo al video che il campione volevo essere davanti. Ecco, sì, l'unico modo è come in un'altra squadra. Sì, insieme a Marco Zipoli con te ci sono sulla Grenzia di Ruanda. Sì, poi tu, c'è Guillaume Fay, un altro francese, e c'è Christian Sorensen, che è danese. Parlando di Scandinavi, in Red Racing 2 abbiamo Andersen, il nome è? Ok, Andersen. Ma non parla. Una cosa che vogliamo rimarcare, è possibile che Capi Andersen è ad alto livello, guardate la costruzione di Red Racing 2, cos'ha la caratteristica di Andersen? La cosa che non parla, non sente. Ma quindi sono del, ecco, e come sta andando come tempo in pista, uno che appare sembra diversamente abile, come va? Molto benissimo, l'abbiamo visto quando correvamo sullo stesso carro insieme, e stava nel stesso tempo, però nella gara cambia, però certo. Se non hai mezzo. Quindi siamo scopriamo che il karting endurance non ha confini, pensate, anche chi apparentemente ha delle limitazioni non lo sono, perché c'è la passione, la testa, la vista e le braccia, il resto il team manager e i compagni di squadra possono aiutare in questo. Red Racing, la casa Red Racing, l'abbiamo vista di sera, oggi lo vediamo di domenica. Serve anche a questo. Certo. Un ringrazio, sì, a Raffaele, che ha organizzato la gara, e anche per un buon compleanno, perché sì, tutti i 40 anni, sì, e buon compleanno a Raffaele di Champ della era di Raffaele. Grazie a tutti che hanno partecipato alla torta. Per fare la sorpresa della Raffaele. È vero, che abbiamo fatto. Grazie Stefano.